La curva insidiosa, poi tutto questo su e giù, entrata allo stadio, ultime salitelle e l'ultimo rettilineo infinito finale sotto le tribune. Tribune che nelle gare di biathlon c'è un'infinità di gente, la musica, tutti ballano, un ambiente bellissimo, ma anche qua oggi qualche spettatore c'è, un po' di gente c'è, la musica c'è, un bel ambiente, almeno per questo contorno, perché qua spesso e volentieri c'è nebbia, nuvoloso come oggi non c'è nebbia perché per fortuna c'è un po' di vento, lo vedete, però non ha dato molto molto fastidio. La pista tiene bene, il giro per i maschi è di 3976 metri, anche qui 300 metri circa in più dello scorso anno, quindi quei 20-25 secondi in più di tempo, 4 km di gara, quindi diventa una garetta già abbastanza non così corta. E andiamo a vedere, neve veloce, saranno molto vicini, una bella gara combattuta. Il baffo che vedete attende l'occhialuto al tessio, o meglio l'occhialuta, il tuo deschi e dietro l'angolo, nubi all'orizzonte. Vedete, ho assistito a queste cose, è veramente emozionante. Intanto deve essere emozionante la gara del nostro atleta qui alla partenza. L'Italia apre il suo tour de ski, apre con questo ragazzo delle Fiamme Rode di Moena, 23 anni soltanto, un ragazzo di grande talento. Pochissimo è dietro. 1,8. Ha iniziato la spaccata un po' presto però. La Russia protagonista quest'oggi in terra di Germania al maschile. Per le donne Kovacic, per 4 decimi su Bjørgen, poi Godin, migliore azzurra Elisa Boccaia. Non male la valdostana. Devon Kershaw, lo scorso anno fu spettacolare in quel di Dobbiaco, sì, che quasi ci fa prendere un infarto Valbusa quando l'ho visto partire. È partito anche lui sulla sedia. Al traguardo Chernusov, Morilov, De Viara, Miranda e Scheinke. E qui Russia ancora. Russia protagonista di una prova di forza. Già lo scorso anno i russi partirono bene nel Tour de Ski di Lechtanin. Anche lui era là fortissimo, era in mezzo tra Morilov e Chernusov e quindi può finire anche lui a un secondo, due secondi, fortissimi i russi. Russia da 10 e lode. E Oberov nel prologo della sesta edizione del Tour de Ski. La Russia qui non ha mai vinto. Lukas Bauer all'1,7. Lukas Bauer, l'uomo del Tour. Atleta di un'umiltà straordinaria, lo ricordo a livello personale, lo stesso albergo in Valle di Fiemme, due stagioni sono, un ragazzo davvero molto semplice, timido, bravissimo però, eccezionale sugli sci. Più forte in classico nelle gare in prologo, quest'oggi paga 9 secondi e 2. Sono un po' tantini all'1,7. Sì, non è uno veloce, non è che uno che può partire così forte, intanto... Chissà cosa ha per la testa, o meglio lo sappiamo, vuol vincere il Tour de Ski e non è facile perché insomma è dura gestire 9 tappe in 11 giorni, ci vuole talento, Peter Nortug ne ha da vendere, ci vuole anche un pizzico di fortuna, speriamo che sia con lui, meno per i suoi tanti tifosi, noi siamo inclusi in quello. Tanto running veloce però, più un atleta da tecnica classica. Offer, David Offer, il nostro atleta è 24esimo, il primo atleta dei nostri all'arrivo a 14 secondi dalla testa, a 15 troviamo Morigle, poi Checchi di Centa sono a 16-17, Clementi Fabrizio è 35esimo a 18 secondi, molto vicini, Nöckler è a 19 e più staccato Fulvio Scola a 28 e Pellegrino a 31 dalla testa all'arrivo. A buoni quest'oggi 15 secondi al primo, 10 al secondo, 5 al terzo. Domani alle 14:15 gara donne, Kovalčík che scatterà con 5 secondi e 4 di vantaggio su Bjørgen, poi Brodin via via alle Alpi. La prima italiana domani al via con il totale 31, Elisa Boccaia 31 secondi, 16 accumulati quest'oggi nel prologo più 15 derivanti dagli abbuoni. Un po' lento Röning, 59 tanto all'arrivo Clara,
andiamo a vedere il suo tempo. 34esimo, 34, 17 secondi, scusa Simone. Poi lo scorso anno chiuse 19esimo. Al maschile davvero i distacchi sono molto contenuti. Santin, un fatteletto di secondi. Theodor Pettersson, brillantissimo avvio di stagione. Occhio a questo svedese, belle spinte, soprattutto, anzi, soprattutto e solo per quel Finlandia, lo sua con l'86. Era 15 secondi dalla testa lo scorso anno Clara, e a 17 ora, gara un po' più lunga, bisognerà vedere se mantiene la testa Ilja Cernusson, ma penso che non vada lontano. È una prova simile, paragonabile a quello dello scorso anno. Al traguardo Paolo, al momento 4 russi nei 10, Chernusson primo, Morilov secondo, Vigitani in terzo e poi Turishev ottavo. I due francesi, anche lì c'è tedesco Emil Jonsson, lo sprinter della Svezia, però adesso mancano gli altri, però dovrebbe essere arrivato anche Rickardson, se non sbaglio. Rickardson, sì, non benissimo, quarantesimo a 19 secondi all'arrivo, quindi non particolarmente brillante. Intanto Harvey era ottavo, lo scorso anno fu decimo nella finale di classifica del Tour de Ski. Un saluto abbozzato per un italiano mancato, tra virgolette, ma grandissimo atleta che vogliamo bene dell'anima, Dario Alonso Cologna. Kershaw al traguardo, finisce piuttosto bene. Buona prova per Kershaw. 4 secondi e sesto di ritardo. Era più staccato e ha finito veramente bene. Alexander Lechkov, attenzione a lui. Può essere il quarto incomodo, direi, oltre Cologna, Nortug e Bauer per il podio del Tour de Ski. È stato secondo Lechkov nella prima edizione del Tour nel 2007 e si conferma la tendenza di una grande Russia. Quarto Lechkov a 1 secondo e 4. Dario Cologna, nell'ultima tre edizioni del Tour de Ski, ha vinto il Tour nel 2009, terzo nel 2010, primo lo scorso anno su Nortug e Lukas Bauer. Intanto, come nella gara femminile, non 20 secondi tra un atleta e l'altro e un minuto tra quelli del gruppo rosso, ma tutti a 30 secondi. E non l'abbiamo detto prima, il motivo era per la previsione di pioggia, per non sfavorire, per non distanziarli troppo. Bauer, 13 secondi e 9, e in 14 secondi sei già oltre la ventesima piazza. Domani si parte sui distacchi acquisiti quest'oggi. Gli Iapuoni hanno un peso importante. Alexei Kvetukov sfiorò la vittoria lo scorso anno, quest'anno ha già vinto nelle sprint di Coppa del Mondo, lo vediamo l'1.7. È un po' più indietro adesso, però uno sprinter potrebbe essere più avanti in questo intermedio, vediamo nella seconda parte come va. Ed eccolo qui, Peter Nortug, obiettivo, fucile, proiettili puntati sulle nuove tappe del Tour de Ski. Obiettivo, uno solo, soltanto quello, vincere quel Tour de Ski che manca alla Norvegia. La Norvegia che tutto fa, che tutto può, che tutto vince, non ha mai vinto il Tour de Ski, né tra le donne né al maschile. Bjørgen e Joao tra le donne, Nortug al maschile, hanno questa missione. Mission possible, verrebbe da dire. Tanto il talento di questi citati atleti norvegesi. Marco Selner, primo lo scorso anno, lo vediamo all'1.7, te Paolo. Selner è molto vicino, sappiamo che è un gran pattinatore, se è in buona condizione queste sono le sue gare assolutamente, come la sua, una gara da 15 km o 10 km che si instaffetta in pattinaggio, lo sta dimostrando, è andato forte, fortissimo lo scorso anno ed è quello che secondo me potrebbe andare lui. Aspettiamo Nortug a vincere questo prologo, a dar fastidio a Ilja Cernusov, che comunque rimane ancora davanti all'arrivo, tre russi lì davanti all'arrivo. 54 km 8 in discesa alla velocità di Marco Selner, campione olimpico del pursuit a Vancouver, ora in staffetta, e altresì campione del mondo a sprint a Oslo. Selner lo scorso anno vinse la prima tappa del Tour de Ski,
andò bene per i due terzi del tour, Pago Dazio poi nell'ultima tappa. E qui Maurice Magnifica, brillantissimo in questo avvio di stagione, il migliore dei transalpini. Se tanto mira tanto è lì con i migliori, così come i suoi compagni di squadra. Tanto anche Fabio Pasini all'arrivo è 8 decimi dietro Fabrizio Clementi in 42esima posizione, 18 secondi dalla testa, 19 di Itmar Noeckler, sono tutti molto vicini. Sì, il migliore italiano al traguardo, Paolo, è Hofer. Poi abbiamo Morig, Lecchecchi, Di Centa, Clementi, in base al così agli arrivi adesso andranno a cambiare posizione. Occhio ad Alex Harvey, benissimo grande quest'oggi. Harvey. Secondo per un niente, uno spillo nemmeno tra lui e Chernusov, segnale importante. Alex Harvey, già il papà un grande della storia dello sci di fondo. Alex Harvey lo scorso anno campione del mondo con Devon Kershaw, tipo intanto per Cologna all'1.7. Non avevo messo in conto Cologna prima e ha dimostrato di andare fortissimo a Rogla, di essere in una condizione eccezionale, sa che deve guadagnare secondi preziosi per gli abbuoni, però sta bene a 2 secondi, è lì anche lui in lizza per vincere questo prologo e per vincere tutto. Peter Nørtug, azioni in salita, ha vinto più di tutti a livello di tappe del Tour de Ski al maschile, 6 volte in trionfo. Intanto Alexander Lechkov, uomo di classifica, di alta classifica al traguardo, spinge a tutta. Il suo prologo è decisamente molto positivo, 0.5 secondi. Perdeva 2 decimi all'intertempo, ne ha persi altri 3, però sono tutti lì, guarda che classifica. Guarda all'arrivo si è inserito il canadese Harvey, benissimo, 1 decimo solo da Chernusov che rimane in testa, però dietro di lui 3 russi, Lechkov, Morilov e Vigliezzani. Intanto vediamo sua maestà Nørtug all'intertempo cosa fa segnare. Beh, con Elner c'è una certa rivalità, Nørtug è 5º, 2º e 4º, Elner dunque il più bravo al passaggio all'1.7, ma al traguardo una splendida Russia, benissimo Alex Harvey, bene la Francia con Duviac che è 6º, Miranda 7º, bene anche i canadesi con Harvey 2º e con Kershaw 8º, migliore dei tedeschi Chanke 9º, migliore dei norvegesi al traguardo Dirag 10º assoluto. Allora lì dobbiamo aspettare ora per l'arrivo Nørtug che può infastidire Elner che ha il miglior tempo all'intertempo e Cologna che è un po' più distante. Questi sono i tre che potrebbero inserirsi e addirittura andare anche a vincere la gara perché sappiamo quanto valgono. Intanto guardiamo come salta tra uno sci e l'altro su questa salita e quando fai questi salti vuol dire che energia ce n'è. Tanto Petukov dovrebbe essere all'arrivo ed è in 58esima posizione, 25 secondi, gara da dimenticare per lui rispetto allo scorso anno. Sto già steccato, capita anche un grande come lui, Markus Elner, obiettivo stare davanti a Nørtug e Russi se possibile, e va al comando, dovrebbe andare al comando Markus Elner. E a primo al passaggio lunedì 7, il pubblico lo sospinge al traguardo, va a prendersi quantomeno il podio, forse la vittoria. 1.2 secondi sul brillante Chernusov, c'è la Svezia con Markus Elner. Markus Elner c'era lo scorso anno davanti a Petukov è andato male, Nørtug arrivò a 2.09 secondi da questo atleta lo scorso anno, adesso aspettiamo lui. Cologna può fare, prese 6-7 secondi lo scorso anno, può far bene perché sappiamo che finisce forte in buona condizione. Guarda però questo atleta vedi che saltava forte, però saranno sicuramente sul filo dei decimi questi atleti. In quanto a grinta Peter Nørtug forse le prende solo da Grillo del Sol. Magnifica, benissimo, 4-4, potrebbe anzi andare al comando Maurice Magnifica, e questa è un'altra prestazione incoraggiante per lo squadrone francese che inizia la grande il suo tour de ski. Scorni secondi, grande magnifica davvero. Sì, l'ho perso, là. Era appena davanti a Nørtug, mi è sfuggito col 95. Mi è sfuggito, era là davanti anche lui, una svista, non l'ho visto.
ritornato per una volta il mitico Paolino Paolo Riva. Quest'anno niente Cemis per lui. Noi come Eurosport puntiamo su Bubo Valbusa, sull'Alpe del Cemis. L'anno venturo scendo in pista anch'io, ma in una gara in piano, solo a Lago di Tesero, Colonia verso il traguardo, dopo di noi l'attesa spasmodica per la tournée dei quattro trampolini, appuntamento clou dello sci su Eurosport con Max Ambesi, Luca Rebua, dopo di noi Colonia al traguardo per far meglio di Magnifica e fa meglio di Magnifica Dario Alonso Colonia, eccolo qui dal comando. Vedi com'è importante la seconda parte di gara, c'è poco da fare, quella salita molto lunga, Magnifica era là davanti a un secondo da Elner, però dopo la gara diventa dura, quindi qui lotta ancora tra i due più forti, che sono qui. Colonia e Nortu. Questo qui che vede il traguardo vicino, gli rimangono una trentina di secondi per acciuffare un'altra vittoria nel Tour de Ski. Peter Northug si volta per un istante, tifosi Norg che sorridono, abbozzano un sorriso, c'è chi la prende con più filosofia pensando di essere magari, auguri, un campione, un domani chissà. Peter Northug va a vincere anche quest'oggi, mi sa che è davanti, eh? È davanti, finale sì. Esagerato dalla sua al vantaggio di avere, sì, oddio, forse no, siamo lì al vantaggio di avere i tempi, però se è così scatenato sa che è così a pochissimo, sette decimi, grande prova lì davanti, due più forti. Settima vittoria nel Tour de Ski per Peter Northug, questa volta si sorride come Peter mette le mani avanti, anche se la concorrenza per vincere il Tour è davvero qualificata, almeno questo dice in sintesi il prologo di Hoverop, dove Peter Northug piazza la settima vittoria personale al Tour de Ski, porta 12 le vittorie della sua Norvegia, si porta a casa 15 secondi di abbuono, 10 Lipci li prende secondo al traguardo, 5 il terzo. Domani battaglia da vivere con voi e assieme a voi, 14:15 per le donne, 15:15 per la gara al maschile, 10 km per le donne, 15 per i maschi. Paolo, a te. Sì, stavo vedendo l'arrivo degli italiani, troviamo in 32esima posizione Hofer, 34 Morigle, 40 Checchi, 41 Di Centa, 43 Clara, 47 Clementi, gli altri più indietro. Un'Italia così così quest'oggi? L'ultimo sì, a notte. Per i 7 decimi Magnifica, 4 secondi, 4 Elner, 5 Cernusov, 6 Harvey, 7 Lechkov, 8 Morilov, 9 Vilegzani, via via gli altri. Purtroppo non ci sono italiani tra i primi, distacchi molto contenuti, e se vogliamo questo è l'aspetto positivo di questa giornata. Hofer è 32esimo a 21 secondi e 4, il che vuol dire che domani partirà con 36 secondi di ritardo da Peter Northug. Non male Thomas Morikl, 34esimo, poi Checchi 40esimo. Domani sarà battaglia serrata, Forza Italia avanti davvero con il cuore domani nella Gran Classico, dove solitamente, speriamo di no, soffriamo spesso. Sì, vedete che sono molto vicini gli italiani, dai 21 secondi di Hofer e 26 di Nuclear. 14 Magnifica, poi Elner, Cernusov, via via gli altri. Ottima prova d'assieme della Russia quest'oggi, brillante anche la Francia. La Svezia si attacca soprattutto alla classe di Elner, bene anche Jönsson. La Norvegia, se non è solo Peter Northug, poco ci manca. L'Italia è indietro quest'oggi. Domani una gara particolare, abbiamo visto che lo scorso anno partono, si avvicinano, si raggruppano molto gli atleti. Una gara Sereno d'Azzurro, speriamo.